Io sono Ecate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kosai ASMR. Intro veloce perché ho fame. La luce è un po' gnegne, aspetta. Vediamo se posso sistemarla al volo. Wow, sì, ce l'ho fatta. Molto meglio così. Allora, questa sera, come avrei letto dal titolo, mangiamo insieme un mukbang, che era da tantissimo tempo che non portavo un mukbang. Maionese con alette di pollo che ho trovato in offerta al Lidl, speziate, e erano surgelate, bastava solo metterle in forno, e patatine fritte, che non scrocchiano neanche tanto, ma chi se ne frega, ho fame. È la prima volta che provo queste alette di pollo, quindi assaggiamole insieme. C'erano due versioni, quella piccante e quella normale, classica. Io ho acquistato quella classica perché non sapevo quanto fossero piccanti. C'è Sam che gira come uno squalo intorno al tavolo e sicuramente tra un po' salterà e farà cadere tutto. Sono sicura al 100%. Ecco, sta già tirando il filo. Queste sono le patate scrocchianti. Alcune sì, alcune no. Le patate sono semplici patate surgelate a cui ho aggiunto un po' di sale e la paprika. Andiamo all'assaggio delle alette. Sono rosolate bene dentro al forno. Oh mio Dio. Aia, Sam, aia. Oh, buonissimo. Cottano, infatti lo sto aspettando a darle sempre quello. Diamo un po' di aletta Sam, così sta buona. Le stacco la carne con i denti prima di darla a Sam, così sento se no, che non ci siano ossa. Sono spettacolari. Sono anche un po' piccantine, ma pochissime. Ma se me la ruba dalle mani, quindi dov'è il problema? Sono troppo buone. Non me le aspettavo così buone.
Sicuramente mi sto sporcando tantissimo. Croccante. Intanto mi arriva un'unghiata da Sam. Avrei voluto mangiarle con più calma, ma col gatto non si riesce. È stato un video totalmente improvvisato perché io mi ero comprata queste alette per stasera e poi ho detto: ma perché no? Potrei farci un video. Ciao, guarda. Mangio troppo in fretta. Totalmente mod sounds che un po' messi.
Mi piacerebbe troppo avere il coraggio di fare un mukbang finché sono in mezzo al lavoro. Non so neanche se si possa, onestamente. Anche le patate con la paprika dolce. Comunque il mio stomaco si è allargato un sacco perché ho fatto esercizio. Ecco, mangiare tanto di più che prima non riuscivo. Infatti, creatura, ricordi che ero andata alla cena di d'ufficio, pizzeria, ancora quest'estate, che ero riuscita a mangiare quasi niente, che per fortuna Nicola ha mangiato la mia pizza, eccetera, eccetera. Prima di Natale siamo andati a un'altra cena, sempre con le persone del mio ufficio, sempre in una specie di pizzeria ristorante, e io ho mangiato tutta la pizza, poi ho mangiato anche il dolce come se non ci fosse un domani. Ormai con tutti i miei esercizi sono imbattibile, non ho avuto ansia, non ho avuto problemi, ho mangiato tutto, ho mangiato anche le patatine fritte, che abbiamo preso delle patatine fritte prima della pizza per stuzzicare un po'. Poi mi sono mangiata una pizza gigante, non ci stava neanche nel piatto. Ho fatto anche la foto per me, non l'ho messa su Instagram, non l'ho messa da nessuna parte perché ormai tutti i miei esercizi li faccio ovviamente solo per me, non devo dimostrare niente a nessuno, e quindi per quello non pubblico quasi niente su Instagram perché tutto quello che faccio lo faccio per me, quindi chi se ne frega, cioè, capito? Solo chi deve dimostrare qualcosa agli altri pubblica, o chi deve ostentare, di solito chi ostenta sta ostentando qualcosa che non ha, di solito, quindi da quello capisci le sue mancanze. Io non sto mostrando quasi più niente proprio per quello, perché non interessa a dimostrare niente a nessuno, e penso che sia tipo una delle forme di libertà più grandi che possono esistere adesso, in questo momento storico in cui la maggior parte delle persone vivono per i like e per le visualizzazioni. Ultima lettera. Riesco a mangiarla non in modo vorace.
Se vedete dei tagli è perché sto dando dei pezzettini a Sam, perché sta miagolando. Gli do le parti mollicce che a me non piacciono. Allora, buone, peccato questa era un po' fredda. Quelle più buone sono a forma di questa forma qui. Questa era croccante e morbida all'interno. Queste sono le più buone. Queste, non so, morbide, sembravano quasi delle coscette, però erano tutte ali. Però queste le più buone, le più gustose. Ah. Sam non si sente troppo. Fammi sapere, creatura, se hai mai assaggiato queste alette di pollo. E se ti va, lascia un like. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. E noi ci vediamo con un prossimo video. Questa settimana avrai tipo 4 video perché avrò fatto uscire la prima, seconda, terza puntata di una, cioè tipo una storia. Poi sarà uscito questo video. Diciamo un esperimento per vedere se ti piacciono le serie di videogiochi fatti così. Perché boh, quel videogioco è molto divertente per me, allora spero che lo sia anche per te e anche ti faccia rilassare. E niente, ci tenevo anche a farti uscire un video mukbang, visto che era da tantissimo che non lo facevo uscire. Mi sarebbe piaciuto anche provare un tutorial make-up visto su TikTok, perché qualcuno aveva consigliato una cosa del genere. Però ho detto make-up è già uscito da poco e quindi volevo un po' alternarlo con qualcosa di differente. Spero che ti abbia fatto rilassare e non ti abbia fatto venire troppo appetito. Io non so se sono, forse ho tutta la bocca sporca, vabbè, pazienza. Ti auguro buonanotte, buon relax. Ciao!